Buonasera e benvenuti alla terza puntata di Veneto's Got Gotti. No Claudio, ma calma la curiosità, com'è che siamo sempre solo in due giudici? Perché a Pegrini si andano ore coi succhi e Gio Bastiani dice che va il turno al McDonald's. Vabbè dai, ci accaveremo lo stesso, si faccia avanti il primo concorrente. Ciao, chi sei e da dove vieni? Buonasera signori, diciamo Manny Renz e vengo da Brondo. Manny Renz? Ma cos'è, un nome tipo inglese, americano? No, è un pseudonimo, vuol dire tanti russi. Ah, sono su Quinte, Green Tony, cu da Ravenna. Ah, Green Tony, te lo ricordi, tu che talento, ventoso. E te cosa sei tu venuto a presentarne? Mia, so un aspirante cuoco autodidatta e rielaboro i piatti della tradizione veneta. Guarda che questo è Veneto, Scorgotti, non sei Masterchef. Vabbè Claudio, diamo che è una possibilità. Che ricette che tu rielaborare, per esempio? E ora ho fatto il bacca a mentecatto. Il bacca è un fiato di mentecatti. Il bigo in calza. Speriamo che si abbia cambiato prima di cucinare. E sardei insomma. E stasera cosa ne porti tu? Stasera vi propongo un piatto della pasticceria veneta. E il salame al cioccolato. Ah, bellissimo! Ricetta famosissima e buonissima. Prego, fammi vedere come ti affè. Ah, e ora, semplice. E poi... E al cioccolato. E poi, bel salame fresco di casa, ti fai a fette. No, se tu devo fare, non ti vorrei mettere la Nutella col salame. Aspetta ragazzi, devo mostrare anche che altra registrazione. Guarda, Eusebio. No, sicurezza, portalo via. Mamma mia, Claudio. Aspetta un attimo che faccia una telefonata, va. Pronto, Joe? Sì, te va seduto a Moini al Mac? Sì, voglio mangiare un bococco, Claudio. Ciao, arrivemo, ciao. Is it my girl taking a boat